Ciao a tutti, benvenuti su UCS. Oggi vediamo come installare il cavetto AUX su una radio della Panda, della nuova Panda. Queste sono le chiavette adatte a estrarre questa radio e adesso provvediamo a smontarla. Le tacchettine devono restare verso l'interno. Quando le inserite dovreste sentire un click. Ok, dopodiché tirate. Questa radio installeremo il cavetto con jack femmina, poi dopo verrà fatto un lavoro offline e verrà cablato all'interno del cruscotto, e in più andremo anche a cablare un'alimentazione USB per poter alimentare un cellulare. L'alimentazione verrà presa sempre dalla radio, che ha un'uscita 3 watt 12 volt, questo è l'adattatore USB per poterlo portare 5 volt. L'alimentazione viene fornita a 12 volt 3 watt, quindi potete tranquillamente utilizzarla per alimentare anche un tablet, per caricare un tablet. Il cavo si inserisce in un'unica posizione, quindi ok, e praticamente il gioco è già fatto. Ricordatevi di installarlo con la radio spenta, perché sennò la macchina non vede l'ingresso ausiliario. Una volta acceso, con il tastino media, vedete che invece che no sul surveillable, comparirà AUX. Adesso proviamo a vedere che il cavetto funzioni. Questo qui è un cavetto che necessita di un jack maschio maschio, che avevo perso. Ok, già su AUX, regoliamo il volume. Questo è un consiglio: se il volume dovesse essere basso, prescindere da alzare il volume sopra la soglia di sicurezza, perché ovviamente c'è una legge che evita per danni all'udito di poter alzare troppo il volume, potete comunque installare delle app che si chiamano Volume Buster, che si trovano su Android e su Apple, che consentono ancora di andare oltre il livello di soglia massima del telefono. Questo vi consente appunto di tenere il volume della radio più basso e una qualità del suono migliore, perché evita di fare frusci. Comunque, ripeto, sempre superare il volume anche quando è limitato, e poi installate quest'app che sicuramente migliorerà. Adesso vediamo l'ultima cosa, quindi la parte dell'alimentazione. Ok, in questo caso l'alimentazione è un sottochiave, quindi verrà alimentata solo a radio accesa. In questo caso la radio è spenta. Qui il LED è spento. Una volta accesa la radio, si accende il LED e potete tranquillamente caricare il vostro telefono, qualsiasi dispositivo, eccetera. E basta, direi che è tutto. Poi si fa un bel lavoro, si fa il buco e si finisce tutto. Ok, grazie a tutti per l'attenzione.